Siamo gli operatori e le operatrici dell'Agesco, gli operatori sociosanitari, quelli che durante la pandemia sono stati in prima linea, i famosi eroi che però possono essere mandati a casa da... perché così dicono che quello che abbiamo visto non è abbastanza. Non ce lo meritiamo il lavoro, sì, perché usano parlare di merito qui in questo paese, perché chi si sporca le mani deve pure ringraziare chi lo paga, dovrebbe pure ringraziare chi in un certo senso fondamentalmente rimane lì dietro quelle cattedre e magari ti manda a casa da un giorno all'altro. Noi intanto le mani ce le siamo sporcate, abbiamo visto i nostri genitori, i nostri parenti con la preoccupazione di tornare a casa e poter essere di contagio per loro, ci abbiamo lavorato all'interno di quegli ospedali, siamo stati smistati da un giorno all'altro all'interno di reparti, cambiavamo giorno per giorno quel reparto, fino a che a un certo punto ci hanno detto, raga, forse no, rimanete qui, sì, però rimanete da precari. Rimanete all'interno di questo ospedale con il rischio di tornare a casa, con il rischio di tornare a casa e tornare da quegli stessi parenti che avete visto durante la pandemia e dovete dire, oh, questa volta non si mangia, questa volta è stata a tavola, non c'è, questa volta a 50 anni devo ritrovarmi un lavoro.